nel salone della provincia di La Spezia per presentare il libro di Vladimiro Jacquet, La strategia della menzogna. Abbiamo ritenuto, come gruppi consigliari del Partito dei Comunisti Italiani di Rifondazione Comunista, fare questa iniziativa perché purtroppo in un mondo dominato dall'informazione televisiva, dai mass media che danno soltanto le notizie parziali, riteniamo che le persone, che la gente debba, non dico aprire gli occhi, ma deve rendersi conto che purtroppo tutte le verità propinataci da, appunto, dicevo prima, dai mass media, a volte, se non sono addirittura contrarie, c'erano delle situazioni e delle manipolazioni che portano alla mistificazione di quello che è realmente. Su questo tema passiamo la parola all'autore del libro, Vladimiro Jacquet. Pochissime cose. Questo libro che ho scritto, che adesso è stato pubblicato in una seconda edizione aggiornata, poi io purtroppo il problema è che un libro del genere, visto quello che succede, bisognerebbe aggiornarlo tutti i giorni, perché ogni giorno c'è una nuova cosa un po' di queste, insomma, c'è una nuova manipolazione delle notizie, una nuova menzogna che viene propinata, eccetera. È nato da lì, proprio dall'idea di provare un po' a smontare una serie di luoghi comuni, di modi di fornire l'informazione che sono purtroppo assai diffusi oggi tra di noi, insomma. E, il modo per cui la notizia viene data, ma soltanto un pezzo, quello che io chiamo la verità mutilata. E per cui una cosa che magari è anche vera in sé, se io non spiego il contesto, in realtà do un'idea falsata di quello che è avvenuto. E tutti noi abbiamo presente le famose riprese dell'abbattimento della statua di Saddam Hussein in Iraq, no? A Baghdad nel 2003. Quella è una foto che ha colpito il nostro immaginario, ma è una foto falsa. Non perché non fosse vera l'inquadratura, il problema è che l'inquadratura è stata stretta così tanto da non far vedere che in realtà la piazza era completamente vuota, salvo tre o quattro persone intorno ai soldati americani che sono state riprese. Ancora di recente c'è stato detto delle fosse comuni in Libia, e poi abbiamo scoperto che non si trattava di fosse comuni, ma di un cimitero in cui venivano preparate alcune fosse. Se la foto fosse stata completa, avremmo visto che si trattava di un normale cimitero. E questi sono soltanto due piccoli esempi di quello che succede. E il problema è che c'è una pervasività della menzogna nella nostra comunicazione. Io provo appunto nel libro a spiegare diversi esempi, sempre con molta documentazione, perché quando si parla di queste cose è giusto documentare quello che si dice sino alla virgola, insomma, con la massima precisione. Questo è sicuramente un aspetto importante, cioè la singola notizia data male. La cosa però forse ancora più importante è che ci sono una serie di cliché, di modi di pensare che vengono creati e che costituiscono come le scatole dove dentro mettiamo le notizie. Mi spiego, se io ho una certa interpretazione del mondo, sarò portato a scartare delle notizie che non sono conformi a quella visione del mondo. Questa è una cosa che è successa moltissimo, ad esempio, in occasione della recente crisi economica e finanziaria, per cui tutta una serie di informazioni che sarebbero state molto utili sono anche uscite, ma sono state scartate e messe da parte per dare l'idea che questa crisi, che è una crisi in realtà di sistema molto grave, derivasse semplicemente dal fatto che qualcuno aveva commesso qualcosa che non doveva fare. E viceversa, questa è una crisi che è una crisi che ha a che fare con i meccanismi profondi della società in cui viviamo. È evidente che però, se io dico questo, mi pongo immediatamente il problema di mettere in discussione questi meccanismi. Se invece credo alla favoletta che ci siano degli speculatori che riescono a creare tutto il disastro che è stato creato a livello mondiale, allora alla fine questa cosa qua può essere anche molto confortante, perché è un'impostazione moralistica, me la prendo con qualcuno, ho un nemico preciso, diciamo,
In realtà è un'impostazione consolante che non mi consente di affrontare realmente alla radice i problemi. Questo è soltanto un esempio. Per dire una cosa un po' più generale, che la menzogna, le falsità che ci vengono dette, hanno diverse caratteristiche, sono fatte in diversi modi, hanno tutte qualcosa in comune, cioè che ci dicono qualcosa sempre, anche le menzogne stesse, anche le menzogne a cui crediamo, sulla società in cui viviamo. Perché? Per due motivi. Essenzialmente perché se tutto andasse bene non ci sarebbe bisogno di dire alle persone che le cose stanno in un certo modo mentre invece stanno in modo diverso. Io ho bisogno di mentire se le cose non vanno bene. Da questo punto di vista la menzogna è anche un indicatore di quello che non va nella nostra società. E proprio per questo motivo una menzogna disvelata scopre, illumina la strada, cioè illumina la situazione in cui viviamo in maniera che va al di là del significato del singolo evento che riesco a capire meglio perché ho capito che mi hanno detto una balla. È qualcosa che illumina, è un tracciante nel buio, diciamo, è qualcosa che illumina un complesso di rapporti sociali che devono essere cambiati, che è urgente cambiare e che però evidentemente ha una serie di poteri sempre più forti costituiti, non fa comodo che siano cambiati.